Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, ultimamente mi stanno arrivando diverse richieste per rifare la collezione di borse aggiornata. Mi sono resa conto poi che l'ultima che ho fatto era ancora quando abitavo in Italia, l'avevo filmata ancora nella mia casa a Trieste, quindi mi sa che è arrivato proprio il momento di farne una giornata, anche perché alcune borse che avevo all'epoca nel frattempo se ne sono andate, cioè le ho vendute, e tante altre sono arrivate nella mia collezione, quindi è decisamente arrivato il momento di filmarne una giornata e per questo sono direttamente qui davanti alle mie borse, perché ormai ne ho talmente tante che piuttosto che prenderle una a una dagli scaffali mentre sono seduta faccio molto prima a farvele vedere, così ve le farò vedere in nessun ordine particolare perché onestamente non mi ricordo più in ordine temporale quali sono quelle che ho comprato prima, quelle che ho comprato dopo, non tutte almeno, quindi ve le faccio vedere qui direttamente dalle scansie, però una per una, come al solito, soffermandomi su ognuna. La prima è qua in alto ed è questa, è la mia Chanelina tutta pelusciosa ed è appunto super super morbida. Questa era parte di una collezione speciale di qualche anno fa. Ovviamente è una borsa stagionale e invernale e super bella da avere in inverno perché tiene super caldo, cioè quando ho freddo tipo metto le mani così e mi riscaldo pure nella tasca dietro. È un po' particolare come borsa naturalmente e non tiene tantissimo il valore che aveva quando l'ho acquistata, perché non è una borsa che è super super richiesta, però a me è piaciuta molto, mi è piaciuto il fatto che fosse appunto comunque di colori tenui, molto portabile un po' con tutto, perché è grigia e rosa, qui abbiamo un po' di beige. Poi mi piaceva tantissimo che la catena fosse invece tutta rosa cipria, è molto molto spaziosa perché è una jumbo. In questo momento ci sono appunto tutte le niente di che, carte varie per mantenerne la forma, perché purtroppo queste borse sono parecchio delicate, quelle che tendono un pochino ad afflosciarsi. Mi piace moltissimo, l'unica pecca di questa borsa è che appunto posso indossarla soltanto in autunno, inverno, perché appunto in estate non la vedo tanto bene. Poi sempre in alto su questo scaffale abbiamo questa, non mi ricordo mai che modello è, ma è un modello secondo me molto classico come forma, anche se questa non è la borsa classica di Chanel, però è un modello molto classico come forma, mi piace moltissimo perché si può indossare sia così semplicemente a braccio che usando la tracolla, ed è super super comoda e super super bella. Mi piace tantissimo il colore di questa borsa, che adesso riesco a metterla a confronto con l'altra che ho appena acquistato. Questo è proprio il mio ultimissimo arrivo, è nuovissima, e per farvi vedere appunto la differenza di colore ce n'è parecchia. Questa è molto più azzurra, è molto più forte, accesa come colore. Questa è sempre un azzurro, forse un pochino più un pochino più turchese, è un bel po' più chiara, sono proprio due colori differenti perché me l'avete chiesto di metterle a confronto ed eccole qua. Che se non si direbbe, molto spaziosa questa borsa, mi piace moltissimo anche la placchetta di metallo con il logo qui, e poi all'interno appunto è parecchio spaziosa, ci sono diverse tasche ed è fantastica, e se voglio indossarla naturalmente soltanto a manico vado ad inserire la mia tracolla così all'interno. Molto molto bella questa, assolutamente contenta di averla presa. Questa l'ho presa quando? Tipo l'anno scorso mi sembra, forse in piena quarantena se non sbaglio, poco prima o poco, sì, o forse in piena quarantena. Comunque è stata un super acquisto di cui sono molto contenta, e sto pensando anche di prenderla rosa pastello perché c'era anche di un bellissimo rosa chiaro che non so se è più disponibile, ma magari in chevron con una fantasia diversa appunto, non lo so, perché mi è rimasto un po' il pallino di non averla presa anche rosa. Quando ho preso questa ero molto indecisa se prendere appunto di questo colore rosa, quindi ci sto facendo un po' un pensierino, che ne dite voi? Poi la mia nuova medium classica, questa è stata l'ultima, ultimo arrivo, ve l'ho fatta vedere nell'ultimo video haul pochi giorni fa, sono innamorata di questa borsa, l'ho indossata per la prima volta ieri, purtroppo è successo un po', è successa un po' una disgrazia, se avete visto il mio ultimo video haul sapete di che cosa parlo, con la luce naturale si vede un po' meno ma c'è un bel po' di color transfer perché l'ho usata con il cappotto scuro solo una volta
e purtroppo si vedono delle sfumature più scure, però adoro questa borsa, sono strafelice, è solo molto delicata, anche il tipo di pelle che è in lambskin è molto, appunto, molto delicata, assorbe, eccetera. Ha preso anche un bel po' di pioggia, quindi purtroppo l'ho un po' trattata male ieri, però adoro questa borsa, la trovo meravigliosa. Poi io amo il modello classico, ne vedrete tante in questo video, perché il mio modello preferito è anche quello che conviene di più e che io consiglio sempre se volete fare un investimento, perché sono borse che aumentano tantissimo di valore negli anni. Però sì, appunto, lei, la mia classica azzurro Tiffany. Poi qui abbiamo la Jumbo bianca, questa l'ho presa vintage, sono secoli che dico che devo portarla alla Chanel Spa a pulire, perché è un pochino, si vedono un po' i segni di uso, insomma si vede che è comunque vintage, si vede che è stata usata, ma io l'ho pagata niente praticamente, e dopo che l'ho comprata ci sono stati talmente tanti aumenti che se dovessi rivenderla ci guadagnerei, ho fatto il calcolo, il doppio di quanto l'ho pagata, che è tanto. Quindi è bellissima, amo il fatto che sia Jumbo, ci sta il mondo all'interno delle Jumbo, quindi questo mi fa molto piacere. In questo momento non c'è assolutamente nulla, però appunto devo portarla a pulire, perché è ottima come forma, ma il colore, essendo bianco, si è particolarmente sporcato nel tempo. È bellissima, ma appunto ha bisogno di un po' di cura in più in questo momento. Poi abbiamo la mia mitica, forse la mia borsa preferita, la mia Jumbo nera in pelle caviar con hardware argentato. È super resistente, questa è stata una delle mie prime Chanel. Adoro questa borsa, è la borsa appunto che uso di più, super versatile, da combattimento perché super resistente, essendo in caviar. Adoro questa borsa e credo che come primo acquisto da Chanel tutti dovrebbero acquistare una classica in pelle caviar nera. La grandezza ovviamente dipende un po' da quanto siete alte e da quanta necessità avete, quanta roba dovete portarvi in giro, però appunto questo è sicuramente il modello che io consiglio come investimento per la vostra prima Chanel, e in generale se volete acquistare una Chanel sicuramente il modello classico nera. Poi c'è la Chanellina media trasparente con la sabbia all'interno, che è super super particolare come borsa, naturalmente molto estiva, la utilizzo praticamente solo in estate, non solo in realtà, cioè vorrei utilizzarla un po' tutto l'anno, però in inverno con la sabbia così mi sembra un po' strana, però è molto molto bella come borsa, la sto adorando, la uso tantissimo, me l'avete vista indossare tantissimo, l'unica paura che ho è che con il tempo la parte in plastica possa ingiallirsi, perché essendo trasparente poi si vedrebbe, ma ne ho viste di borse così vintage di tantissimi anni fa e si sono un po' ingiallite, ma si possono appunto si possono pulire, quindi, e all'interno ci sono soltanto carte eccetera, sempre per mantenerne la forma, che è molto importante se volete mantenerne il valore. E sì, anche questa come tutte le classiche media si può indossare sia così a spalla che naturalmente a tracolla, ed è, sì, l'adoro. Non ero super decisa quando l'ho acquistata, ero molto indecisa, e alla fine adesso sono contenta di averla presa perché è bellissima. Ok, sto cercando di non soffermarmi troppo su ogni borsa per non annoiarvi e perché questo video non sia troppo lungo. Poi ne abbiamo un'altra media che mi sto rendendo conto in questo momento che ultimamente sto acquistando un sacco di medie come grandezza. Il fatto è che sono perfette sia da giorno che da sera, perché le Jumbo forse sono un pochino troppo grandi per la sera, ma le medie, almeno su di me che sono molto alta, vanno benissimo anche la sera. Sono eleganti, ma non troppo, sono insomma perfette. Stanno diventando forse, se prima era la Jumbo, adesso forse la mia grandezza preferita è la media. Questa è in patent leather, quindi è in pelle lucida. Adoro, l'ho amata, non ho preso quella in pelle classica, ma ho preferito prendere questa appunto in pelle lucida perché si vede un pochino di meno e secondo me è strafiga. E visto che mi è piaciuta così tanto, poco dopo aver preso questa ho preso lo stesso modello però in colore rosso. Questa è una vera chicca, è uguale identica a quella nera, stessa grandezza, stesso, sì, anche stesso hardware, che è dorato chiaro e color champagne, ma appunto è di questo bellissimo rosso vinile, rosso rossetto
tutto lucido che io adoro e spesso abbino appunto a qualche dettaglio rosso. Mi piace metterla molto quando ho il rossetto rosso dello stesso colore. Questa è stupenda, non sarebbe la borsa che consiglierei come primo acquisto, però se appunto siete collezionisti eccetera come me, secondo me questa borsa è veramente una chicca da non farsi scappare. Penso siano ancora disponibili, tra l'altro. Poi abbiamo un'altra jumbo, questa è la mia jumbo rosa, è un po' diciamo quasi fucsia, non è proprio rosa chiaro. Non ero sicura inizialmente di prenderla di questo colore perché non sapevo quanto poi l'avrei usata e sono strafelice di averla presa perché la uso tantissimo, non solo in primavera e estate, la uso sempre, tutto l'anno, è bellissima, è jumbo, quindi appunto ci sta il mondo all'interno, pelle caviar, quindi non è particolarmente delicata, anche questa è una borsa parecchio da combattimento, grazie al fatto che in pelle caviar non ho avuto nessun tipo di color transfer, almeno per il momento, forse minimamente, ma no, non credo. E questa l'ho presa a Roma, strafelice di questo acquisto, l'ho presa poco prima di un incremento di prezzo, tipo pochi giorni prima, quindi super contenta perché pochi giorni dopo appunto il prezzo è si è alzato parecchio, quindi super felice. Anche questa ha la catena, si può indossare sia tracolla che a braccio, è bellissima. Poi vabbè, ovviamente il rosa è il mio colore preferito, non potevo non avere una Chanel rosa, in realtà ne ho più di una, però questa non potevo farmela scappare. Poi arriviamo all'altra mia classica che ho preso poco tempo fa, questo è stato il mio penultimo acquisto, c'è stata questa e poi quella Tiffany appunto che avete visto poco fa. Questa è bellissima perché è di questo colore, io lo definisco ceruleo, ok? Non sono brava a descrivere i colori, a volte mi chiedo se sono anche un po' daltonica, perché vi dico, questo per me, non lo so, è rosa, poi mi scrivete, no Nicole, arancio, quindi non sono sicura, comunque per me è un colore ceruleo, indaco, c'è un po' di azzurro, un po' di lilla, è stupenda, io amo i colori pastello, non necessariamente solo in estate, in primavera è splendida, anche questa è una media. Se quella Tiffany è l'hardware argentato, questa l'hardware champagne, quindi dorato chiaro, bellissima, molto delicata proprio come l'altra perché è in pelle lambskin, quindi devo stare super attenta, però è un gioiellino, ho fatto i salti mortali per trovarla e sembrava sold out in tutta Europa e poi sono riuscita a trovarla sia dalla boutique di Monaco che poi alla fine anche dalla boutique di Venezia, quindi praticamente poi ne avevo due, sono riuscita perché sono veramente impazzita e ho mobilitato praticamente tutti gli Chanel d'Europa per trovarla, ma sono strafelice e strafiera di averla. Per esempio qui ad Amsterdam ne avevano pochissime, sono andate subito e quindi se non avessi appunto rotto le scatole a tutti gli altri Chanel d'Europa probabilmente non sarei riuscita a trovarla, quindi ting, super super happy. Poi c'è questa che è un wallet on chain, è un portafoglio su catena, questi sono molto carini e secondo me anche come primo acquisto da Chanel non sono male se volete una cosa più piccolina. Naturalmente non vi consiglio di prenderne uno stagionale e particolare come questo che è viola, metà in chevron, metà con questi quadri che non mi ricordo mai il nome, lo so, sono, è incredibile che io sia super appassionata di Chanel e non mi ricordi mai come si chiama questo pattern, ma non ce la posso fare, però appunto vi consiglierei se volete come primo acquisto Chanel e per risparmiare un pochino di più perché i wallet on chain costano parecchio meno rispetto alle classiche, potete pensare di prenderne uno nero appunto semplice con questa fantasia che è molto simile alla classica però più piccolino, costa di meno ed è comunque un pezzo che non andrà mai fuori moda, sarà sempre in produzione. Questo però appunto faceva parte di una collezione particolare, ecco perché il logo è particolare, il pattern, il colore erano parte di una collezione del 2015. Non la indosso tantissimo perché non ci sta tantissima roba all'interno, però a volte ho degli outfit che vanno strabene con questo colore ed è veramente, è unica. Poi arriviamo ad un altro wallet on chain, questa sono particolarmente affezionata a questo wallet on chain perché è stato un mio acquisto che ho fatto da sola a Parigi, sì, è stato un momento che ricordo
con molto piacere perché è stato un autoregalo per il mio compleanno qualche anno fa. Insomma, vi ho già raccontato questa storia. Questo wallet on chain grida Nicole da tutte le parti, cioè è rosa, classico, in anche questo in patent leather, quindi lucido. L'unico problema è che ha un pochino di color transfer purtroppo sul retro e anche qua sopra, quindi ha perso parecchio di valore, ma non ho nessuna intenzione di venderla. Per fortuna questi segni sono sul retro, quindi non si vedono quando la indosso. È un wallet on chain, quindi lo spazio che abbiamo all'interno non è tantissimo, anche se le tasche sono parecchie perché ce n'è una qui. Poi ci sono diverse taschine per le varie carte di credito, bancomat, eccetera. Poi c'è la tasca principale, ce n'è un'altra piccolina e poi abbiamo la cerniera, che anche qui qualcosina ci sta, e poi un'altra tasca qua davanti e un'altra tasca qua dietro. Quindi tantissime tasche, appunto, non ci sta il mondo, però portafogli, chiavi, anzi, forse carte di credito, bancomat, chiavi, cellulare e praticamente basta, però è bellissima. Poi altra chanellina, anche questa è in medium, praticamente stiamo iniziando tutto dalle Chanel, che è il mio brand preferito, e sono le borse, cioè è il brand che ho di più in borse, se si capisce quello che sto dicendo. Comunque questa è una medium, questa però l'ho presa vintage, si vede che è stata usata un bel po', ha dei segni qui, ma l'ho avuta veramente per, cioè ho fatto un super super affare quando l'ho acquistata. Questa è di questo bellissimo rosa pastello, la volevo tanto di questo colore, è tanto purtroppo che nuova non la fanno di questo colore, altrimenti l'avrei presa dalla boutique. È uscita l'anno scorso, un paio di anni fa, di questo colore, ma era perlata e non mi piaceva per niente l'effetto perlato, mi piaceva vederla in fotografia, in video, ma dal vivo in negozio no, mi dava un po' l'effetto di finto, non lo so, non mi sconfifferava tantissimo, quindi sono andata alla ricerca di questo colore, però nella versione vintage del rosa che volevo io. Sono riuscita a trovarla ed è questa bellissima, appunto, media rosa con hardware dorato. Non mi ricordo in questo momento di che anno sia, ma ha parecchi anni, eppure non è messa per niente male per la sua età, penso abbia tipo 20 anni, 30 anni, una cosa del genere, perché qui c'è ancora il logo con il timbro di quando lo facevano in cioè quando lo facevano placcato oro, quindi è bella vecchiotta, ma per me è stupenda e la amo. Se mai usciranno nuove di questo colore probabilmente la prenderò nuova, però per il momento adoro questa. Poi c'è una delle mie borse preferite, super speciali, questa è la mia borsetta mermaid, la mia borsetta sirena unicorno, è magica questa borsa, non esiste una uguale all'altra, è stata una borsa stagionale, quindi ad edizione limitata, e il bello di questa borsa è che appunto ogni modello era diverso, perché le sfumature sono diverse su ogni modello, quindi alcune erano un po' più rosa, altre un po' più azzurrine, altre un po' più arancio. Io ne volevo una che fosse più rosa possibile e sono riuscita a trovarla. Avevo a disposizione dalla boutique Chanel di Venezia anche il modello più piccolino, questa è una media, c'era anche il modello small, però non mi piaceva tantissimo il modello small, era più arancio, qui ci sta più roba, e questa è decisamente, decisamente più rosa. Cioè, guardate, tutto il bordo è rosa. Qui c'è questo bellissimo celeste, per fortuna di giallo ne ha poco perché non mi faceva impazzire. E all'interno, invece, è tutta rosa con un po' di dorato qui. E poi all'interno, invece, sono tutte di questo colore dorato, però amo questa borsa, e forse, non so se è la mia borsa preferita, questa è il modello, la reissue, non è una classica, cioè è sempre una classic, ma è la reissue della classica originale, ecco perché non ha il logo con la doppia C. Inizialmente non ero sicura di volerla prendere perché tutti mi dicevano: Nicole, ma è bruttissima, Nicole, ma sembra fake, veramente ne ho sentite di tutti i colori su questa borsa, ma a me piaceva tantissimo, quindi alla fine mi sono veramente dovuta
come autoconvincere, dire Nicole, se a te piace prendila, perché devi prendere cose che piacciono agli altri, cioè devi prendere cose che piacciono a te. Ogni tanto devo farmi questi discorsi praticamente e alla fine sono super felice di averla presa perché l'ho usata tantissimo nonostante le varie quarantene, ma l'ho usata tantissimo ed è diventata appunto, se non proprio la mia borsa preferita, sicuramente una delle mie preferite di sempre. Poi abbiamo la mitica boy bag, questa mi ricordo l'ho presa a Los Angeles, tra l'altro fino adesso, se non vi ho menzionato, ma tutte erano Chanel fino adesso. Questa è appunto la boy bag, non è nude come colore secondo me, ma perché ci sono peli di Denver anche sulla mia boy bag, ok, non so esattamente descrivere il colore perché secondo me è più un colore cammello che nude, perché è parecchio scuro, tipo un tan, quindi un abbronzato, e su di me è parecchio scura in confronto alla mia versione. Di me sembra più marroncina, se la indossasse una ragazza che ha la pelle un pochino più scura della mia sembrerebbe probabilmente più nude, che era un po' l'effetto che volevo io inizialmente, a dire il vero. Però è un po' un, non lo so, è un gioiellino speciale della mia collezione. Ora che ci penso non la sto usando tantissimo ultimamente ed è un po' un peccato perché mi è, e ricevo sempre molti complimenti tra l'altro quando indosso questa borsa in realtà, quindi so che piace molto, è anche molto versatile visto il colore perché posso abbinarla veramente con tutto, l'hardware è dorato. Forse le boy bag stanno andando un po' meno ultimamente, il che mi dispiace perché sono super comode. Questa anche se non sbaglio è il modello medio della boy bag, è sempre stesso modello, stessa grandezza, ho anche questa boy bag che però è nera, anche questa medium, stesso identico hardware, però la volevo tantissimo nera, non ero sicura inizialmente di volerla prendere di questo colore perché pensavo ho altre borsette nere, forse non la userò abbastanza, invece sono strafelice di averla presa perché una boy nera è completamente diversa dalle classiche nere, è proprio diversa come stile, più sportiva, quindi sono super felice di averla presa. Non ci sta il mondo nelle boy bag, però quello che basta, e hanno semplicemente solo una tasca interna, per il resto appunto lo spazio è unico, però sono veramente molto molto belle. Ti deve piacere la boy bag perché non è il classico stile Chanel, anche il logo è molto particolare, però per quanto mi riguarda sono molto molto belle. Poi ho questa che è un piccolo pouch, in realtà un portamonete con catena, però si può indossare appunto assolutamente come borsetta o come collana, o si può attaccare alla borsetta o come cintura. Ci sono veramente, adesso stanno andando tantissimo di moda queste borsette così piccoline, ho voluto prenderla perché mi piace un sacco questo trend, e appunto all'interno è molto semplice, è un portacarte slash portamonete, ci sono tre scomparti. La catena purtroppo non può essere staccata, sarebbe stato carino se ci fossero stati moschettoni in modo da poterla sia usare in borsetta senza avere per forza tutta la catenella, e sia da indossare, però appunto non è possibile. Ma anche questo è stato un acquisto abbastanza recente e sono molto molto contenta di averla trovata, anche se non escludo di prenderla anche nel modello classico, quindi proprio con il flip della borsetta, praticamente come il modello classico. Però anche questa mi piace moltissimo, sono contenta perché ce n'era solo una, c'era solo questa, è rimasta in boutique ed è in caviar. Poi abbiamo altre Chanel da farvi vedere, però sto seguendo l'ordine che ho nelle mie scansie qui, così non mi sbaglio, non mi dimentico nessuna. Allora poi questa è una Dior, se vedete peli che volano, ovviamente sono peli dei gatti ragazzi, scusatemi, ma è così con due gatti, lo sapete. Questa è la Dior, la uso più o come borsa da viaggio o come borsa da mare, super spaziosa, all'interno ci ho messo un sacco di carta giusto per mantenerne la forma, ma mi piace il fatto che sia personalizzata, ovviamente non potrò mai rivenderla, ma non voglio rivenderla, però appunto l'ho fatta personalizzare con il mio nome. La fantasia è quella Dior Vintage e dietro c'è semplicemente scritto Christian Dior. Questa è super utile quando viaggio, sperando di poterlo fare, di poter tornare a farlo quanto prima. Poi c'è questa Chanel gigantesca, anche questa è tutta piena di, qui ci sono un sacco di dust bag in realtà per mantenerne la forma. Questa l'ho presa e l'ho usata soltanto come borsa da mare perché è in tessuto, quindi anche se si bagna non è un problema, neanche, solo l'unica parte in pelle sono i manici. È anche molto leggera, che è cosa importantissima nel caso di borse grandi, e ha il
logo Chanel davanti con la scritta e dietro invece è semplice, si può portare sia così a mano che in questo momento, però con tutte queste cose all'interno pesante onestamente, sia che così a spalla, che è il modo che preferisco io di indossarla. Anche questa super utile quando viaggio, però appunto prettamente l'ho presa come borsa da mare. Poi c'è questa piccolina di Fendi che non so se è proprio una borsetta, ma sì, penso di sì, perché c'è anche la tracolla in realtà all'interno. Si può indossare, cioè si può attaccare sia ad un'altra borsetta con questa catenina corta, oppure la posso indossare proprio come borsa a tracolla, che è regolabile tra l'altro, ed è anche questa in pelle rosa. Mi piaceva tantissimo il colore di questa, anche se la uso veramente poco, quasi niente, quindi sto pensando di venderla. L'ho pagata poco all'outlet Fendi, quello vicino 90, non mi ricordo esattamente, comunque sì, San Donà di Piave. E sì, mi piaceva tantissimo il colore, però appunto è stato un po' un acquisto sbagliato perché non la uso praticamente mai. Poi di Saint Laurent ho questa color smeraldo, meravigliosa, questa è metallizzata, sempre in questa collezione era uscita, sempre metallizzata anche fucsia, che mi sono pentita di non aver preso, però questa è molto particolare, non ho nessuna borsa verde, nessuna borsa di questo colore, e poi le borse verdi solitamente non mi stanno bene. L'unico colore verde che mi sta bene veramente è questo colore metallizzato smeraldo. Questa è bellissima, naturalmente è una pochettina, si può portare anche a tracolla perché la catena è parecchio lunga ed è stupenda. Dietro è semplice semplice, c'è il logo Saint Laurent, è molto delicata però quindi devo stare attenta perché essendo metallizzata si vedono un po' tutti i segni. All'interno ovviamente è una pochettina, quindi non ci starà tantissima roba, però quello che basta. E poi è stupenda, secondo me si vede spesso questo tipo di pochette un po' in tutti i colori, ma questo colore è molto raro da trovare. Poi c'è questa che è sempre una pochettina, è diversa però dall'altra, è un pochino più piccolina, questo è più sempre un portafogli con catena, sempre il logo davanti, questo beige splendido molto elegante che uso solo per occasioni particolari, e all'interno appunto lo spazio non è tantissimo, però c'è la tracolla, quindi è super super comoda da utilizzare. E la figata di questa pochettina è che, sto pettinando, ok, è che all'interno ci sono i moschettoni da questa parte, quindi si può assolutamente togliere la catena e indossarla soltanto come pochettina a mano così. Poi sempre di Saint Laurent ho questo modello rosa, adoro adoro questo colore, non appena l'ho vista sono impazzita, non mi ricordo in realtà dove l'ho acquistata, se non sbaglio tipo a Bologna o a Firenze, mi sa che era Bologna, dalla boutique. Bellissimo bellissimo il colore, anche questa ha una catena parecchio lunga, la indosso sia a spalla che a tracolla, è molto spaziosa all'interno, nonostante questo fosse tipo il modello più piccolino di questa borsa, forse quello subito dopo a quello piccolino, quindi una misura più grande rispetto al più piccolo, alla più piccola che hanno, ma ci sta un sacco di roba in realtà all'interno. Adoro questa borsa. Poi le Saint Laurent, se vogliamo paragonarle alle Chanel, costano anche parecchio meno, anche il valore che mantengono nel tempo diciamo è un po' diverso, perché queste perdono valore mentre le Chanel acquistano tantissimo, però è comunque una borsa stupenda che continuo ad indossare tantissimo, super abbinabile e fantastica. Poi abbiamo questa che in realtà non è una borsa, io la sto inserendo in questo video per darvi un piccolo consiglio. Questa era una trousse, questa è di Dior, ok, ed era una trousse di rossetti Dior, quindi all'interno c'era l'inserto con i vari stick, i vari rossetti. Io ho tolto i rossetti, ho tolto l'inserto che è venuto via molto facilmente in realtà, e la uso come pochette perché all'interno ci sta il cellulare, ci stanno, non lo so, chiavi, carte di credito, qualche banconota, monetine, è fantastica. E questo è appunto un consiglio che voglio darvi, perché queste pochettine costano sui 90 euro con i rossetti eccetera, mentre una pochette di Dior può costare anche centinaia se non migliaia di euro, quindi secondo me è un'ottima idea e ragazzi è veramente veramente bellissima.
stupenda, quindi sì, ve l'ho fatto vedere anche se in realtà fa parte del di Dior Beauty, però è assolutamente, assolutamente super portabile come pochettina, così io la adoro. Poi abbiamo quest'altra Saint Laurent, questa sto pensando di venderla perché non la uso tantissimo, è molto stagionale, è molto bella in realtà perché è fatta in velluto, quindi è molto delicata ma anche molto bella ed ha queste stelline glitterate che sono meravigliose, però è molto stagionale, è molto... questa era uscita qualche anno fa, se non sbaglio 2016, durante le festività natalizie, capodanno, quindi una borsa, ecco, molto da capodanno secondo me, però sì, sto pensando di venderla perché appunto ci sono tutte queste stelline, è parecchio vistosa e tendo a non indossarla tantissimo, anche se comunque mi piace molto. L'hardware è argentato proprio come le stelline, all'interno ci sta un sacco di roba in realtà. Però appunto non so se tenerla e forse piuttosto prenderne una uguale ma senza tutte queste stelline oppure no, non lo so. Consigliatemi anche voi, che cosa ne dite? Poi arriviamo a questa Saint Laurent, anche questo è un acquisto molto recente, l'avete visto ultimamente. Questo è stato il mio autoregalo per San Valentino quest'anno. È gigantesca, ma io amo le borse grandi, amo portarmi dietro il mondo e a volte ne ho bisogno. Tipo se sto fuori casa tanto tempo ho bisogno di avere un sacco di roba con me e questa è fantastica. Adoro il fatto che ci siano questi piedini che la proteggono sotto, che tra l'altro hanno ancora la plastichetta, devo ancora togliere, benissimo, però sì, è stupenda. È uguale in realtà al modello rosa di Saint Laurent che abbiamo visto poco fa, però molto più grande, in un altro colore, e anche l'hardware, l'altro è argentato, questo è dorato. Ragazzi, all'interno ci sta veramente il mondo, cioè potrei portarmi dietro Gatto Denver all'interno di questa borsa, o Gatta Stellina, sì, anche qui c'è ancora l'adesivo, non ho ancora potuto indossarla perché non è che devo andare tanto in viaggio, stare tanto lontano da casa, però è meravigliosa, è veramente stupenda e forse una delle, veramente, è tra le mie borse preferite perché è classica. Adoro l'abbinamento nero col dorato, semplice ma comunque elegante, comunque fashion, non lo so, mi piace tantissimo e sono super contenta di averla presa. Avrei potuto forse prendere anche il modello appena un po' più piccolino, non ne sono certa perché non ho potuto provarla in negozio, l'ho acquistata direttamente online, però la amo. Arriviamo a quest'altra Chanellina, anche questa ha una catenella molto lunga, si può portare sia a tracolla che a spalla. Questa è una borsetta vintage che penso, non mi ricordo esattamente quanti anni ha, ma ha più o meno la mia età, quindi è degli anni tipo metà anni 80 e ragazzi è stupenda. Il bello è che adesso sono tornate di moda le borsette così piccoline e questa ha acquistato tantissimo valore, la stanno vendendo in tantissimi a dei prezzi folli perché è tipo tre volte il prezzo che l'ho pagata io, ma non ho nessuna intenzione di rivenderla perché è adorabile secondo me. Ovviamente non ci sta niente all'interno, ragazzi, cioè cose che ci può stare qui in questa borsetta, però ma ecco, neanche il cellulare penso di poterci fare entrare, però è veramente, è un gioiellino questa borsetta. Tra l'altro il logo è placcato oro, una volta lo facevano placcato oro da Chanel, adesso non più purtroppo, e appunto è un gioiellino, la adoro, super elegante. L'ho indossata tantissimo, la indosso tantissimo, specialmente nelle serate d'estate, magari con un abitino semplice semplice, lungo, con solo un bracciale dorato e con magari un paio di orecchini dorati, e con questa, anche con l'abbronzatura, è stupenda. Poi Gucci, arriviamo alla mia Dionysus, questa è di questo bellissimo colore verde che ho fatto i salti mortali per trovare perché era già introvabile. L'hardware è, non è argento, più che altro color metallo. Super delicata, ma è anche bellissima. Mi piace che non abbia il classico logo monogram di Gucci tutto attorno, ma è un pochino più sobria, se possiamo dire così. Questa mi piace tantissimo da indossare con un outfit total black in realtà, quindi, ma anche in primavera o in estate con un abitino bianco. In realtà è molto versatile. L'unica pecca di questa borsa è che non può essere portata a tracolla perché la catenina è parecchio corta, quindi solo ed esclusivamente così a spalla. Poi arriviamo alla mia Antigona di Givenchy, ho anche quest'altro pezzo della tracolla che in realtà non è tracolla perché è troppo corto, però questo non lo uso praticamente mai perché è una borsa che uso quasi sempre soltanto o a mano
pure così a braccio. Mi piace perché è super strutturata, ha una forma molto appunto rigida. C'è un po' di polvere, scusate un po' che non la uso, ma è stupenda, secondo me ci sta il mondo all'interno, e non è neanche la versione più grande, se non sbaglio ce n'è una ancora più grande. Ero in dubbio se prenderla in pelle opaca oppure lucida, e sono strafelice di aver scelto alla fine quella lucida, perché è molto diversa rispetto alle altre borse che ho, anche come forma. Sì, è forse una borsa che uso quasi esclusivamente in autunno-inverno, se devo essere onesta. Non... sì, praticamente sì, se ci penso sì. L'ho usata tantissimo, continuo ad usarla, l'unica pecca è che è un pochino pesa se ci devo mettere troppa roba dentro, quindi sto attenta a non riempirla completamente, però sì, questa è meravigliosa, è la mia unica borsa Givenchy per adesso. Poi arriviamo a lei, la mia Celine Nano. Questa è la tracolla, molto comoda da usare, è da un bel po' che non la utilizzo, se devo essere onesta. E forse dovrei venderla, non lo so, un po' mi dispiace però perché mi piace veramente tanto. È l'unica Celine che ho, l'altra che avevo, la Phantom, quella gigantesca, l'ho venduta, era troppo pesante. Le Celine sono parecchio pesanti, quindi l'unica che riesco ad indossare è questa perché è molto piccolina. Ci sta comunque tantissima roba in realtà, anche se si chiama Nano, ma è molto spaziosa e sì, è di questo bellissimo colore beige, l'hardware è argentato. Però appunto non so se venderla oppure no, perché è vero che è splendida ma la uso poco e come sapete mi dà fastidio tenere cose di lusso che non uso tanto. Che secondo me è un po' uno spreco, quindi vediamo. Altra borsetta che è molto carina ma forse sto pensando di vendere è questa di Valentino, piccolina, rossa, in realtà è assolutamente perfetta, l'hardware è champagne, quindi è di un dorato chiaro, ci sta poca roba all'interno naturalmente, è una pochettina, quindi è il modello più piccolino di questa Valentino, che non so nemmeno se fanno ancora, mi sa che è stata sostituita con un modello nuovo, appunto non so se venderla oppure no perché la uso poco, solitamente se uso una borsa rossa tendo più ad usare la Chanel in pelle lucida che avete visto prima, quindi non lo so, sono un po' indecisa. È vero però che è molto molto bella ed è anche l'unica Valentino che ho tra l'altro, quindi magari consigliatemi voi se sono in dubbio su qualche borsa, datemi qualche consiglio. Altra Saint Laurent, la mia prima Saint Laurent, questa è una mini pochettina, purtroppo si è rovinata tantissimo ai lati perché ci ho messo un sacco di roba, non riuscivo a chiuderla, quindi ho forzato. E la qualità di questa, secondo me, già l'avevo menzionata questa cosa, come vedete si staccano dei pezzi, tipo non è proprio il massimo. È vero che anch'io ho abusato di questa borsa, però non mi aspettavo che, visto il costo, si appunto iniziasse a spellare su tutti i lati, perché anche da questa parte succede purtroppo, però resta comunque la mia prima Saint Laurent, modello super classico, pochette da sera, splendida, elegante e comunque semplice, con la catenella, anche questa dorata, è stupenda secondo me, anche se un po' tutta rovinata, non ho intenzione di darla via. Poi abbiamo questa Dior, che è un po' diversa rispetto alle altre borse che ho, forse un pochino più country come stile, però non avevo una borsa di questo colore e mi serviva assolutamente, perché avevo una Prada simile di questo colore che però ho venduto dopo che ho preso questa, ed è appunto, si può indossare anche così questa borsa, però io non riesco proprio a vedermici ad indossarla così, cioè non così ovviamente, ma mi sembra strana e la indosso sempre solo con la sua tracolla, che è parecchio ampia, ma il fatto che sia così ampia significa anche che è comodissima, perché non ti scava nella pelle come alcune borse che hanno la tracolla tipo super sottile, veramente fa malissimo. Questa è super comoda e super super portabile, con praticamente qualsiasi outfit di questo colore o di altri colori che stanno bene con il marrone. È morbida, super comoda e ci sta un sacco di roba all'interno, anche se non sembra, ma ci sta un sacco di roba, fidatemi. All'interno è scamosciata, manco mi ricordavo, all'interno scamosciata e invece appunto all'esterno è in pelle molto morbida. L'unica cosa con questa, essendo così morbida, devo stare attenta che non vada un po' ad afflosciarsi, però la amo. Poi di Louis Vuitton c'è questa, il mio bauletto, la mia Speedy, so che è la 35 se non sbaglio, non mi ricordo mai, parecchio grande, un po' mi sono pentita di non aver preso il modello più piccolo, però c'è da dire che anche come borsa da viaggio è fantastica, perché ci sta addirittura il mio computer qua dentro. Molti pensano che le Louis Vuitton siano fatte in pelle,
ma non è così. Tutta questa parte che vedete è vegana, in realtà non è in pelle, le uniche parti in pelle sono i manici, ed sono indistruttibili le Louis Vuitton, cioè veramente ha preso pioggia di tutto, la lancio, sono fantastiche, anche se sono viste e riviste, ma è un classico intramontabile. Altra Louis Vuitton, tralasciamo naturalmente il trolley, che non è una borsa vera e propria, quindi non la inserirò in questa collection, ma abbiamo un'altra Louis Vuitton, questa ovviamente vi metterò tutti i nomi sotto, perché se provo a ricordarveli è proprio impossibile. Quando una borsa mi piace, guardo semplicemente il fatto che mi piace, non sto attenta, non mi informo sul nome, eccetera, insomma. E questa, anche questa l'ho indossata tantissimo, l'ho presa a Parigi, è stato super difficile trovarla, era sold out ovunque, ma sono riuscita a trovarla poi, se non sbaglio, da... dove ero? In una boutique nella galleria Lafayette, alla fine l'ho trovata, e anche qui ci sta il mondo all'interno, c'è un sacco di spazio, è molto comoda, molto resistente, bellissima, il fatto che si possa portare a tracolla lo amo, è regolabile, altra cosa che adoro nelle borse, come potete vedere io se sono regolabili metto sempre, le allungo sempre al massimo, perché appunto sono molto alta, quindi ho bisogno di borse che non mi arrivino tipo qua, quando le metto a tracolla, cosa che succede con alcune borse non regolabili, quindi questa è veramente veramente fantastica. Altra Chanellina, questo è il Vanity Kit, Vanity set, vanity bag, qualcosa con vanity, ed è appunto questo bauletto piccolo. In realtà volevo la misura appena più grande, ma era sold out assolutamente, specialmente in questo colore, e quindi alla fine l'ho presa così, che in realtà, ragazzi, io pensavo non ci stesse niente all'interno, in realtà non è assolutamente così, ci sta un sacco di roba. Può non sembrare, ma c'è un sacco di spazio qua dentro, e mi piace il fatto che appunto abbia questa forma che ricorda più un beauty case da viaggio, ed è questo che mi piace tanto. Si può indossare in realtà, no, anche a tracolla posso indossarla, l'unica pecca è che non si può togliere la tracolla, altrimenti sarebbe stato molto carino poterla usare anche magari veramente come beauty case, forse l'hanno fatto apposta, comprate anche il beauty case. Nascosto da questo inserto in pelle c'è il lucchetto dorato, e sotto l'altro insertino in pelle c'è la chiave per andare ad aprire il lucchetto. Questa poi l'ho presa in Rue Cambon a Parigi, nella boutique originale dove abitava, negli appartamenti sopra abitava Coco Chanel, quindi è una borsa che mi sta particolarmente a cuore. Questa, assieme al wallet on chain, al portafoglio su catena, questo è un altro modello che consiglio tantissimo se volete acquistare la vostra prima Chanel, volete un modello classico che vada ad acquistare valore nel tempo, questa fa esattamente al caso vostro. Se non sbaglio, le mini una volta, sia quella quadrata che rettangolare, avevano lo stesso prezzo, adesso invece una delle due ha un prezzo un pochino, leggermente un pochino più alto, che è una cosa che non mi so spiegare, anche se è vero che la mini, se non sbaglio, la rettangolare ha un pochino più spazio rispetto a questo, a questa, o forse è il contrario, comunque sì, sono molto simili, ma sia una che l'altra in realtà entrambi i modelli di mini io ve li consiglio in nero, però come primo acquisto, perché acquistano un sacco di valore nel tempo, sono un modello classico intramontabile, e rispetto ad altre Chanel hanno sicuramente un costo più contenuto. Amo la mia mini, è l'unica che ho appunto, perché avevo quella verde rettangolare che ho venduto perché non la usavo mai, ma questa non la darò mai via, è stupenda, super versatile, super elegante e comoda. E arriviamo all'ultima borsa di oggi, che in realtà uno zainetto, del mio unico zainetto. Non sono una particolare amante degli zainetti, però questo di Chanel lo amo, lo indosso tantissimo, è super super comodo, ci sta il mondo all'interno, c'è addirittura un modello ancora più grande di questo zaino, che però non mi piace perché lo trovo un pochino troppo allungato. Questa versione, la versione più piccolina, secondo me sono le più belle, e sì, lo adoro, è in lambskin, quindi è molto delicato, ma è nero, quindi qualsiasi macchia eccetera non si vede, super comodo, regolabili le cinghiette, è stupendo, chissà se riuscite a
vederlo bene, insomma, io lo amo ed è stato un acquisto di cui non ero super convinta al momento, ma poi sono stata strafelice di averlo preso perché l'ho indossato e lo indosso veramente tantissimo. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto, fatemi sapere qualsiasi cosa nei commenti e cercherò di rispondere a tutti, come sapete li leggo sempre tutti i commenti, lascio sempre cuoricino a tutti, se non riesco a rispondere anche a tutti è perché siete veramente tantissimi, però faccio del mio meglio, vi vedo, vi leggo, ci sono. Io vi mando un bacio grandissimo, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, io vi aspetto domani sempre puntuali alle 17:30. Ciao.